Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo speedy video di Arte per Te, in cui oggi impareremo a fare i cat mandala, cioè dei decori circolari in carta intagliati con le forbicine. Cosa ci occorre? Dei fogli o A4 o dei foglietti quadrati, un paio di forbicine e una matita. Cominciamo subito. Prendiamo un fogliettino quadrato e tagliamolo a triangolo. Quindi ancora a triangolo. Quindi ancora a triangolo. Se volete potete fare un'altra piega, io invece mi fermerò qua. A questo punto sul retro io farò un disegno. Così. E deciderò tutto quello che voglio tagliare. Disegnandolo. Ok, potete fare tutti i disegni che desiderate, io ho fatto questa fantasia, ma voi potete andare anche a mano libera. Sulla mia pagina Facebook di Arte per Te, nell'album Mandala di carta, troverete tantissime foto riguardanti tantissimi soggetti da poter imitare con le matita e un foglietto di carta. Adesso ritagliamo tutto quello che c'è da ritagliare. A questo punto abbiamo finito di intagliare, vediamo cosa abbiamo creato. Apriamo tutto con molta delicatezza e voilà, guardate che bel motivo è venuto fuori. Bellissimi, vero? Ne potete fare davvero con 2500 fantasie. A cosa servono? Come elementi decorativi per collage, come stencil potete poggiarli e riprodurre con il colore la fantasia su quadri o oggetti di artigianato. Noi lo useremo molto presto per decorare un piatto con la doratura. Sì, avete capito molto bene, con la doratura. Potete anche semplicemente usarli come abbellimenti per le vostre card e per i vostri lavoretti. Insomma, un modo carino per creare qualcosa di diverso con poco. Vi faccio vedere semplicemente come piegare il foglio A4, quindi lo piegherete così, vi creerete il quadrato e dopodiché continuerete a piegare il foglio come abbiamo fatto con il quadratino piccolo, prendendo naturalmente in considerazione ovviamente solo il quadrato che abbiamo fatto e lasciando fuori l'eccesso della carta. Oppure potete farli con della semplice carta forno, in questo caso vi servirà anche un compasso, le forbicine e la solita matita. Cominciamo subito e disegniamo un cerchio della grandezza in cui che vogliamo venga il nostro mandala. Ritagliamo questo cerchio. Basterà piegare in due il cerchio ricavato, quindi ancora in due, quindi ancora in due e un'altra volta in due, e avrete così un conetto piccolissimo. Questo potrete farlo soltanto con la carta forno, mentre con la carta normale dovrete fermarvi a una piega in meno e i conetti vi verranno leggermente più larghi. Disegnate adesso quello che volete che sia il ritaglio del vostro mandala e cominciamo a ritagliare. Arrivati a questo punto non ci rimane altro che aprire il nostro mandala. Guardate che bel ricamo che è venuto fuori. Vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Thank you.